passaggio tra le mura amiche del Palabertelli in una partita dai contenuti direi incandescenti, con la Fiorentina Basket. Scandicci cerca di nascondersi, Valentino passi non fischiati, Mattia De Ruvo su di lui, buon canestro. Mattia De Ruvo, Priuli, Andrea Tassinari non si fa pregare! E Andrea, veleno, Tassinari, Valentino, che mi sembra in questo momento il più pericoloso degli avversari, marcato da Mattia De Ruvo, gli fa canestro. Intanto 4 minuti e 14 secondi nel primo periodo, ancora Andrea Tassinari, Pippo Rossi, buon tiratore Pippo, altra tripla pregevole, 14 Sangio, 10 Firenze, 4 minuti sul tabellone da giocare, lo lascia sul posto, scarico per Valentino, molto pericoloso, attenzione ragazzi, Marusic, bravo Andrea, buon impatto sulla gara di Marusic, Toso, Pippo Rossi, palla per Priuli che la aggancia, fallo su di lui, non fischiato, Andrea Tassinari fa saltare, palla dentro, ancora Andrea Tassinari numero, c'è lo show al Palabertelli, Mattia, il samurai, De Ruvo, Tassinari manovra la palla, scarico per Gorreri e Francesco, one shot Gorreri e la Sangio vola a 24 più 9, 54 secondi e la Sangio emoziona, parte Firenze, Lasagni, Marusic che intanto è rientrato, Lasagni buon tiratore, infatti riparte Firenze che sembra avere un disegno lucido nel gestire la gara. È buono, un buon Andrea Marusic e dilapidiamo definitivamente il vantaggio da più 9, ci danno un parziale di 7-0, riparte Firenze, chiara la tattica di Firenze e canestro di Andrea Marusic, mentre dietro siamo un po' latitanti nelle marcature. Attenzione Touré, buono il suo movimento e gran canestro di Mohamed Touré. Ancora Pippo Rossi, bravo Pippo, la qualità di Pippo è di non perdere mai lucidità anche nei momenti più difficili. 47 Firenze, 50 Sangio, 1.48 Bianchi ancora, uno dei perni di questa squadra, il Lunetta, magia di questo giocatore, aggredito da tutti gli avversari, Gorreri, buono lo scarico, ancora Simo Nuglic e Simo Ringhio Nuglic mette a segno un 1-2 terrificante, aggressione su Touré, Bianchi, bravo Touré, attenzione ragazzi, Priuli, Di Giacomo, scarico per Marusic, c'è un buon tiratore e infatti va a canestro, abbiamo una reattività veramente scarsa, auguriamoci che non segni Marusic. Bomba. 5 secondi, 3 lunghezze di vantaggio per Firenze che va in lunetta. Devo dire che purtroppo canestro, la Firenze non ha rubato nulla, buona la prestazione soprattutto in difesa, faccio i complimenti alla compagine viola, ha avuto solo un attimo di sbandamento nel terzo quarto dove la Sangio ha preso sopravvento, ma niente di più, la Sangiorgese cede le armi, 68 Firenze, 65 Sangiorgese.